Buongiorno a tutti e benvenuti alla nona giornata del campionato di eccellenza Girone A di fronte a Accademia Ladispoli e V3 Maccarese. Pallone in avanti, la chiusura, attenzione a Ferrari che ha spazio per andare a calciare, prova Ferrari. Pallone in alto. Poi viene centralmente da Jurado che dà dentro il pallone a Leonardi che fa passare per Colace, destro di Colace e pallone alto sopra la traversa. Alla fine Colace allontana, attenzione a Jurado che mette giù e fa partire Aragri, attenzione ad Aragri nello spazio contro dei giudici, Aragri, in mezzo c'è Polucci, Aragri lo serve, Polucci in area di rigore, salta il portiere, steso, calcio di rigore per il Ladispoli, calcio di rigore per il Ladispoli. Jurado contro Jurgens, va Jurado col destro, palo e poi Colace, bello, incredibile il rigore il Ladispoli. Colpo di testa, in qualche modo la palla che resta lì, Ferrari che controlla, la chiusura di Temperini, Damiani in rovesciata e la palla fuori. Starace, scambio, attenzione a Tisei che serve nello spazio, Catesi in area di rigore, Catesi dentro per Damiani, il vantaggio della V3 al minuto 39, cambia il parziale all'Angelo Sale con il gol di Damiani. Attenzione a Maledu che parte, la chiusura di Paganetti che poi riparte, attenzione Paganetti allarga per Aragri, c'è spazio per Aragri che può puntare Starace, Aragri in area di rigore, Aragri mette al centro, Polucci, Polucci, Polucci per il pareggio della Ladispoli, Polucci trova il primo gol in campionato al minuto 43. Lancio verso Aragri, il pallone è lungo, prova ad arrivare Aragri, esce Jurgens che sbaglia, Polucci porta vuota, pallone alto, incredibile, sopra la traversa Polucci. Leonardi poi apre dall'altra parte per Aragri che arriva in area di rigore, Aragri il controllo, torna indietro da Buonanno, Buonanno caccia col sinistro, Jurgens non perfetto e poi il pallone allontanato in qualche modo dalla V3. Per il Ladispoli è uscito il numero 8 Leonardi, è entrato il numero 13 Fiaschetti, intanto il tiro in area di rigore di Damiani che termina fuori. Controllo di Ferrari, protegge il pallone, ancora il numero 7 della V3, il pallone dentro verso Damiani che calcia e poi il miracolo di D'Angeli, una parata sensazionale. Pelizzi contro dei giudici, Pelizzi passa, Pelizzi ancora, Pelizzi, attenzione a Pelizzi che alza la testa, mette il pallone all'indietro, Jurado e poi Jurgens in calcio d'angolo. Pagliuca, posizione regolare, Pagliuca, Pagliuca punta l'avversario, ancora Pagliuca, nera di rigore, Pagliuca col destro, pallone fuori. La chiusura di Fiaschetti e finisce qui all'Angelo Sale. Ladispoli e V3 pareggiano 1-1. We'll be right back.